Ciao, sono Sid e in questo video voglio farvi vedere come sono riuscito a leggere e poi copiare i CD dove avevo registrato i files dei numeri di AL. Quando ho provato a copiare i CD ho trovato subito un problema. I Mac moderni non leggono più questi vecchi CD e inserendo i CD nel lettore ricevevo un messaggio d'errore, scritto anche un po' in modo sgrammaticato. Allora ho cercato su internet per vedere se c'era un modo per riuscire a leggere questi CD e, per farvela breve, il sistema migliore era trovare un vecchio Mac che ancora fosse in grado di leggerli. Mi sono ricordato che forse mio padre ne aveva ancora uno. Allora gli ho scritto e mi ha risposto che sì, lo aveva e me l'ha fatto avere. Il Mac era del 2007, quindi 15 anni, e inutile dire che dopo almeno 7-8 anni in un cassetto si è acceso assolutamente alla prima. Il CDDL che ho inserito, e ho provato a inserire subito il primo che avevo, che era del 1996, è apparso subito senza alcun problema, e così poi tutti gli altri, a parte una piccola percentuale che poi è risultata inutilizzabile. Provavo a inserirli ma non c'era verso di farli apparire. Allora ho iniziato a copiare tutti i files e vi dico solo che ci è voluta una settimana, impiegando almeno 4-5 ore al giorno, ma alla fine sono riuscito a recuperare quasi tutto. Negli anni 90 il software usato per fare le riviste era Quark Express e costava qualcosa come 4.500 euro attuali. Mi ricordo che mi ero svenato per poterlo comprare, ma adesso, anche se c'è ancora, quello più utilizzato è Adobe InDesign, che anch'io uso ormai da tantissimi anni, però questo qua apre comunque i file di Express, anche se spesso certi elementi non appaiono come erano in origine, bisogna fare un po' qualche aggiustamento a mano, ma alla fine più o meno il risultato è quello originale. Purtroppo ho i backup di AL solo dal numero 19, come dicevo prima, perché prima cancellavo tutto perché non avevo modo di memorizzare i files. Adesso sembra quasi assurdo, un hard disk da 4 terabyte costa tipo 100 euro, ma all'epoca gli hard disk costavano tantissimo e io non potevo permettermeli, e quindi ogni volta buttavo via tutto, e i masterizzatori erano ancora troppo costosi per un uso non super professionale. Per portare a stampare i numeri di AL usavo degli hard disk portatili. Il primo era un sistema chiamato SyQuest e ogni disco rimovibile era da 44 mega, attenzione, non giga. Abituato ai floppy disk da 1 mega, mi sembrava già tantissimo spazio. Poi negli anni ho fatto un po' di progressi e sono diventato 88 mega, fino a oltre 300 mega delle cartucce zip, che hanno cambiato veramente il modo di trasferire i dati. Adesso sembrano già veramente ere geologiche. Comunque dal numero 19 decisi di pagare una società esterna che mi masterizzava i CD appunto con il loro masterizzatore super costoso, e credo che solo nel 97 poi sono riuscito a comprare il primo masterizzatore CD da fare appunto CD da me direttamente per fare il backup dei numeri di AL. Adesso questi dischi, giusto per dirvi, stanno in una sola cartella occupando una piccolissima percentuale dello spazio di un hard disk da 100 euro. Questi sono i files che un po' alla volta uso per pubblicarli sul sito che raccoglie i migliori articoli di AL, almagazine.it. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e un commento facendomi sapere se hai qualche altra curiosità. Alla prossima!